La verità va sempre quando va detta, perché delle volte bisogna aspettare il tempo giusto, ma va sempre detta senza compromessi, senza aggiustamenti. E Monsignor Romero è stato un pastore, è stato un uomo, ma anche un cittadino del suo paese, che ha detto la verità in nome del Vangelo, in nome di Cristo. Come vescovo, come pastore, oltre che come uomo e cittadino, senza compromessi. Perché dopo è da questa verità, senza compromessi, sono nate le denunce che lui ha fatto e che noi cercheremo anche di vedere. Mi direte, ma cosa c'entra la Quaresima con queste, diciamo, riflessioni, con queste anche considerazioni sul magistero di un vescovo come Oscar Romero, che oltretutto non è un vescovo italiano, ma è un vescovo latinoamericano? Beh, io vi dico che la Quaresima non vuol dire, come ben abbiamo compreso, soltanto evitare di fare i peccati, fare il fioretto, non mangiare questo piuttosto che non mangiare l'altro, e poi semmai io non mangio, per esempio, la carne e poi compro il pesce che costa molto di più della carne, e poi c'è chi all'angolo di dove abito io non può mangiare né la carne né il pesce e dorme in quella maniera, insomma. E la Quaresima è appunto perfezionare gli occhi della nostra vita e il nostro cuore guardando a Gesù. E Gesù reagiva contro le ingiustizie. E a noi interessa come questi testimoni, siamo partiti dal Cardinal Pell, poi siamo arrivati a un altro testimone, Et Illesum, adesso stiamo vedendo quest'altro nostro testimone che è Oscar Arnulfo Romero, che, come tutti sapete, è santo oggi, appunto per essere stato ucciso in nome del Vangelo, per aver difeso il Vangelo dei poveri, per aver difeso il Vangelo della giustizia, per aver difeso il Vangelo della verità. E allora è importante saper vivere questo tempo di Quaresima aguzzando la vista e aprendo il cuore sulle ingiustizie che noi abbiamo dietro l'angolo di casa nostra, se non in casa nostra, se non nel nostro paese, nella nostra comunità e nella nostra città. Quante persone subiscono ingiustizie? Forse sono delle ingiustizie che noi riteniamo piccole, non sono ingiustizie, grazie a Dio, dico, qui da noi, dove la gente ci rimette la vita. Non sono ingiustizie macchiate dal sangue, ma sempre ingiustizie sono. E allora ci fa bene vedere questi testimoni, perché noi siamo chiamati a vivere, a testimoniare il Vangelo della liberazione. E quando parliamo liberazione dell'uomo, non è solo la liberazione dal peccato, ma è la liberazione appunto dagli idoli. Gli idoli, potere, oggi potremmo dire armamenti, denaro, successo, idoli di cui noi diventiamo schiavi e quindi di conseguenza il nostro modo di vivere nel piccolo o nel grande genera ingiustizie. E noi siamo chiamati a lottare contro queste ingiustizie nella nostra vita quotidiana, nel nostro piccolo, dalla famiglia al lavoro, al circolo dove ci incontriamo, alle parrocchie, alle associazioni, ai movimenti culturali e politici. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!